Le rane. Belle le rane. Hai mai leccato una rana? Aiutatemi. Rana, 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 sei una cazzo di rana. 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 Aiutatemi. Rana. 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 Una cazzo di rana. Dal vostro Ciccio Chimeno 89. Allora, signori, sarò breve e circonciso perché devo stare nei 30 secondi. Allora, siete un po' dei pezzi di merda, perché comunque avete fatto una live dove avete aggredito e offeso pesantemente mio fratello, e questa cosa mi ha toccato molto. Detto questo, vi faccio i miei complimenti per il vostro Cerbero Podcast del cazzo, che sta andando veramente bene. Vi faccio veramente tanto tanti complimenti. E niente, Dio aspirapolvere, andate a fare in culo. Hello, Clochard! E benvenuti in questa nuova
Trasmissione! E chi ci avemo qua come ospite? È un ospite traumatizzato, già è iniziato già un trauma. Tu, che ne pensi di quello che hai appena sentito? Ma è ciccio. Non ho capito. È ciccio. Eh? È ciccio gamer. Sembrava, cioè... La voce era quella. Oddio, non lo so. Non lo so. Grazie mille. Barry. Scusate, ma come ha fatto a entrare questo? Comunque, ma chi l'ha fatto entrare questo? Chi l'ha fatto entrare? Cane pazzo! Ma chi è questa persona? Viene a picchiare. Allora, io ho cane pazzo dalla mia. Quindi... Allora, presentiamo questa persona, scusate. Prego. No, prego, mi presenta. Che cosa fai su YouTube? Ma allora, io su YouTube porto la vera qualità, Marra. La vera qualità di cui YouTube Italia ha bisogno. Allora, io oggi ho aperto il canale di YouTube. No, chi t'ha fatto fare? Perché l'hai fatto? Per capire, ho detto, vabbè, ce l'abbiamo ospite, fammi vedere. No, era meglio di questi tempi che stai a combinare. Ho capito un cazzo, ti giuro. Ho visto quel giochetto che ci stanno quegli alieni strani. Ho detto, ma che cazzo sto vedendo? Quoziente intellettivo. Di io è un po' che non apro il tuo canale, io un bel po'. Non lo fare, non lo fare. No, facciamolo subito. Vediamo. Non lo... Ma vogliamo andare a vedere, guarda, ti ma perché? Vabbè, mi stavo presentando. Qual è la tua presentazione? Ok, top presentazione. Allora, io sono Tony Tubo, porto la vera qualità su YouTube, ovvero i gameplay. E su qui proprio stendiamo un velo vedo. Allora, questo video, allora, metti, scrivi Tony Tubo. Io intanto volevo tappare degli alieni che sto portando 8 video di FIFA contemporaneamente. No, c'è un gioco quello strano, che fai. Due mascotte strane, dopo pazzesco. Ma tu lo vai proprio a cercare, No, perché c'era un video dove il titolo era tipo non ce la faccio più, basta, no? Tipo dicevo, mo che cazzo è successo? E invece era un giochetto quello... No, e quello era un placement dove devo fare clickbait. Non sapevi come fa, facevi schifo pure a me quel gioco. Infatti facevo molto alla Joker, calciatori senza denti. Cioè, chi mi ha fatto fare questo video? Però poi dopo ho pensato a quanti mi pagavano. Tu non sei visto nessuno stare per me. Ma che stai a fare, Giallo? Io sono andato in live sul mio canale e per sbaglio volevo levare questo scempio. Vabbè, ma ora siamo in trasmissione. E comunque trasmissione. Porto i video di FIFA da 3 anni. No, 4 anni che li porto su YouTube. Non te ne cazzo. Ma allora. Ci sono dei momenti in cui veramente non ce la faccio manco più io a giocare a FIFA. Perché mi piace giocarlo da settembre a febbraio-marzo. Poi da marzo. Dopo, E poi che fai? E poi lo porto, però un po' contro voglia, capì? E perché in quei mesi non hai voglia? Perché quella è la stagione calcistica, no? Ah, tu allora inizi tipo FIFA 20, perché ogni anno ci danno un gioco nuovo, capito? Sì. FIFA 19, 18, 17. Mo ogni anno esce il gioco nuovo, tu che fai? All'inizio tutto casato, dai, sarà il mio FIFA, giocherò bene. Settembre, ottobre, novembre, ci nerdi proprio tremendamente. Gennaio, squadra dell'anno, i migliori giocatori di FIFA... E quindi ci spendi i soldi tutto quanto. Poi arriva febbraio, ti rendi conto che fondamentalmente fai schifo a giocare. E sembra la stessa cosa. E lì viene un po' di noia. Ecco. Lì subentra. E in quel caso come gestisci il tuo canale? Cioè continui devo continuare comunque lo stesso. Allora, per te alla fine è un lavoro in tutto e per tutto. Quindi lo fai in maniera professionale. Comunque c'ha un occhietto azzurro sto YouTube che non avevo notato prima. Io invece ringrazio. Ma comunque dico una cosa, Marra, la telecamera lo se fa sembrare meno formato dal vivo. Cioè che si fa paura, è una statua. Veramente, se è marmo. Ma l'ha detto solo perché io ho fatto il complimento. Me lo sto accattivando. Io voglio ringraziare questo Iflegias che ha donato non so quanti sub. Già 9 nel canale. Grazie mille per questi 9 sub. Ma questa persona è veramente un benefattore. Grazie mille, Tony. Dica. Ma FIFA, dopo un po', non te lo interrompo per cazzo. Ma abbiamo detto immagini. Lo so, io sto qua. Allora ti rispondo come rispondo. No, non mi annoio mai, sono bipolare. Vedete, capire che io sto fatta. Porco Dio! Chi è che fa la regia qua? Sempre sia lodato. Chi è che fa la regia qua? 3000 problemi grafici. Sei bipolare come mannaggia la Madonna dei Mezzucori. 3000 problemi grafici. Prima sei bipolare come Joker. Guarda. Io no. Oh, non mi offendete Joker. No, Joker. Voi avete trattato male il mio amico, Joker, io lo difendo. Difendilo. Joker oggi è ufficialmente Split. Che significa? Split, il film di Shyamalan. E chi ha visto? Vabbè, te lo consiglio. Ha diverse personalità multiple. Allora, l'abbiamo criticato, ha accettato di venire in trasmissione. Poi non si è presentato per non si sa quale motivo. Non c'ho la febbre, ma vengo.
Poi casualmente ha sbroccato, cioè insultato e minacciato. Oggi fa un post su Instagram in cui ci tagga, sfruttando il nostro meme per fare like e tutto a posto. Vabbè, però non c'è vero. Il meme partendo da lui ha diritto di farlo. Però se ci mancherebbe altro. Diciamo che lui non l'ha concepito come meme. No, noi l'abbiamo creato meme. Ma fa benissimo a farlo, Io non sono una persona vendicativa. A me mi fa piacere se ci ride sopra. Che me frega. Però non capisco. Cioè, sta a fare tutto da solo. Non capisco dove voglio andare a parare. Diciamo che forse è un po' impulsiva come persona, non lo so. Un po' deve ancora crescere, ragazzo. C'ha 12 anni, però va bene, gli vogliamo bene. No, non ne ha 18, 12, ne ha 28. C'hai pronipoti. No, mentalmente dico, mentalmente. No, però gli vogliamo. No, non offesa, è fattuale. Però gli si vuole bene lo stesso. Cioè, io voglio bene i 12 anni. Perché parla troppo italiano? Comunque. Io vorrei andare a dare un ragazzi in chat, mi spiegate che significa fattuale? Non l'ho chiesto a voi, l'ho chiesto in chat. Ok. Perché io sono del popolo e mi faccio aiutare. Allora, al di là di FIFA, che altri contenuti porti? Sempre in aspetta, possiamo aprire il canale di YouTube? Perché voglio perché dovete vedere i miei video che fanno schifo? Facciamo vedere anche alla chat quello che sto facendo, che stavo per l'appunto preparando quello. Attento che stavo andando a fare. Cartelle, sì. Si vedono le cartelle. La Sabri Ubriaia. La Sabri Ubriaia. Che sta un file. La Sabri Ubriaia che screen anima. Raga, ma perché... Scusa, sai una cosa, no? Ma io vi ho mai rotto le palle sul materiale dove voi vi fate le pippe, no? Io ho mai messo bocca dove voi vi fate io le pippe. Ce lo vedo lui la sera che ci sta la Sabri che tipo ubriaca. Mi ha detto, è un mio fetish. Fa pure Simone Desbo, quindi... bravo, Simone da top intenditore. È un mio fetish. Ci sta. Io mi dissocio. Io non ho una giornata, io ho una giornata molto impegnata, quindi quando non mi metto a leggere il giornale dei Feltri, libero, mi masturbo con questo materiale. Comunque, andando avanti, no? Io stavo preparando qua, però allora... Che poi, tra l'altro, a proposito di scoop e cose varie, oggi è successo un macello, che ne vogliamo parlare un attimo proprio. Boh, io gli ho detto che non ne parlavo per rispetto, se non allora, ne parlo a voi vi do... No, aspetta, spiega, io oggi sono stato in viaggio tutta la giornata, non so niente. No, il discorso rovazzico che esci Manny Fresh, però per rispetto... Che cazzi è, rovazzi... No, vabbè, se ha chiesto, non so chi poi di Tricia, lo so, ma non lo dico, se ha chiesto di non parlarne, va bene così. Sai che sono cose... No, di parlare, sì, è pubblico, è ancora pubblico il video. Ovvio. E allora? Vabbè. Dai, vabbè, sarà sai questo strano. No, vabbè, non è che c'è sta grande necessità. Cioè, se gli ha chiesto sto favore, io non voglio infrangere. Ma chi a chi? Vabbè, ma... Non lo so. Cioè, lo so, ma non lo dico. Semmai lo dirà Gianluca. C'è stato chiesto di non parlare di destra. No. Ha chiesto a Gianluca come cortesia. A me, se vuoi parlarne di te, parla. A me non me ne frega nulla. Non è una cosa di importanza mondiale, sinceramente. No, anche perché in questo caso c'ha ragione la persona. Io non, libero la libertà di parola di nessuno. Ma in questo caso c'ha ragione la persona che ti ha chiesto il favore. Vai giù! Ma non lo vedo, sono passato sul tuo canale, Tony, a vedere un po'. Guarda dove sei arrivato. Tutto malissimo. Ma è un clickbait! Vedi che ha fatto 14.000 views. Allora non ha funzionato molto. Appunto! Perché il mio pubblico, vedi, anche la gente come noi non molla mai, la fine... Quella è una serie... che mi hanno pagato per portarla, era un gioco che non se lo cagavano proprio sul mio canale. Onesto, però vedi, detto allora, che gioco è. Pur di fare quelle 10.000 views... Questa. Vediamolo, però io non vedo un cazzo da qua. Ok. Partono le pubblicità sui miei video. No, io ti metto adblock adesso, no, godo. Scherzo, ovviamente. Sti ma che sta... ma che sono ste caccole? Ma che cazzo è questa cosa? Ma tutto malissimo, mi vedo sti cosi. Sai che sembrava, tipo... Gli alieni quelli delle suonerie che ballavano. Sì. Allora, questo qua è un gioco per cellulare. Dai, io levo il volume di Tony che ce lo commenta qua dal vivo. Ok. Allora, questo è un gioco per cellulare che fondamentalmente non fa altro che tipo, che ne so, Football Manager, le partite simulate, ti fai la squadra, potenzi il giocatore. E questa qua, questo qui fa un campionato annuale dove coinvolge 8 influencer. E gli dice di fare sto campionato, quindi di fare sti video sponsorizzati. E ognuno poi, capito, c'ha la sua offerta economica, che è proprio un product placement. Sotto c'è anche scritto che è sponsorizzato e tutto. Ma il problema qual è? Che se io dico OSM nel titolo, sono sincero, cioè non se lo caga nessuno sul mio campo, che a me funziona solo FIFA. Allora, per cercare di attirare un po' l'attenzione, faccio il clickbait e manco funziona, perché ormai il primo funziona. Devi fare un clickbait su FIFA? No, perché sono 6 video che devo fare di questo qua. Mazzia, e devono essere tutti e 6 sempre solo di questo gioco. Non ci posso mettere FIFA dentro. Spero che ti hanno pagato bene, perché a quel punto ti rovini il
canale. Tenterei un clickbait FIFA. Sai che tipo, quanto... va meglio di FIFA? Sai, te quanti ne metti ogni settimana online dei video? No, io adesso pochi in questo periodo, massimo 2-3. Vedi, già così. Perché per esempio io posso capire chi fa i placement, che magari mette online 3 video al giorno, mette il placement. Canali come per esempio il mio, pure Simone mette un video, noi mettiamo di solito un video io a settimana. Io settimana faccio video. Sì, però quello che te voglio dire, genere. Non possiamo noi fare dei placement, cioè io parlo per me, poi comunque penso che a livello di marketing penso che sia uguale per tutti. Fa un video che tu sai che te va a merda per un placement che non te paga bene. No, è una cavolata. Se io facevo 3 video al giorno, pure se mi dai 2 piotte, tu faccio il video, no? C'è una domanda quindi interessante in chat. Dipende pure da quanti contenuti. Nuovi quiz. Hanno 3 dita, vivono nelle fogne e mangiano molta pizza. Chi sono? Non sono napoletani. Rispondete intanto. Il Goblin! No, non c'hanno 3 dita. Sono le tartarughe ninja, secondo me. Cioè, oh, è vero. 4 tartarughe per difendere la terra. Sono i ninja. Comunque, sulla scia di questa domanda interessante, sì. Volevo toccare un quesito filosofico. Tu come sei messa a filosofia? A voglio con me tocchi però prima, vai tranquillo. Okay. Da tartarughe. Sì, no, il discorso è come fossero i napoletani con il casco e il motorino. Ma guarda, sfatiamo questo mito, perché io ho avuto il motorino sequestrato 8 volte. 8 per senza casco, perché... Cioè, a me mi hanno sempre fermato. Giustamente. No. No, nel senso, nel che senso puliscono che... se lo fanno. No, ti puliscono voleva dire, penso. Che puliscono se lo fanno. Ti puliscono se lo fanno, ma quanto male non serve un cazzo. Perché se no, tu lo lavano una volta. Vabbè, ma se ti hanno levato 8 volte, significa che pure l'esempio io. Sei fuori legge, sei, porco Dio, non capito. Ah, boh, ma perché? Aspetta, ma io tengo 30 anni e giustamente ho vissuto l'epoca in cui la legge è passata effettiva, il casco obbligatorio. Perché prima il casco per i maggiori non era obbligatorio. Sì, quando prima del 2000, tipo. E appunto, io sono nato 85. 17 anni. Ma io sono napoletano, 19 anni. Io guido da quando avevo 12 anni, scusa. 19 anni. Sfatiamo le miti. Ma non puoi guidare 12 anni. E io lo guidavo. Sfatiamo i miti. Che spettacolo. Comunque top io live, no, se posso fare un complimento, me lo sento. Io sei una persona coerente, perché certo. non vuoi rispettare la legge e lo fai fino in fondo, quindi io questa cosa no, però cazzo ridi. Più che coerente è una persona onesta e simpatica. Io e sincera. L'ho conosciuto oggi, appunto, onesta, sincera in quel senso. Quindi su questa cosa mi fa simpatia, devo essere sincero. Pure io l'ho conosciuto oggi e devo dire una persona simpatica. No, comunque, a parte che noi ci conosciamo da 2 anni. Sì, sì, io sì. E Tony, pure se ci siamo visti. Comunque mi stanno prendendo per il culo, perché 1985 non so 30 anni, sono 34. Fatti i cazzi tu. Andiamo avanti. Io volevo parlare di Joker, no? Perché non ho avuto modo di parlarne su Twitch. Prego, non è mia intenzione fare corrispondenza privata. No. Io non porto rispetto per le persone che non dicono le cose per come sono. E soprattutto che non ti dicono le cose neanche in faccia, perché vabbè, sarebbe una battuta. Ma almeno sì diretto, no? Mo non dico qual è stata la nostra conversazione, ma tu mi dici su WhatsApp un motivo per la quale non puoi venire, poi io devo sapere da altri che scrivi se vado là e spacco la faccia, che stanno dei screen che stanno online, se vado io spacco la faccia, ma questi fanno le visual solo perché parlano di altri e fanno interviste ad altri, che io penso che sia la cosa più banale che tu puoi dire. A perché... parte che non è vero, perché anche nelle live in cui non ci sono ospiti facciamo le stesse sì, views. Sì, ma a parte questo... Più views di lui, se poi vogliamo metterlo ma in questo banale... Ma dovrebbe parlare, no? Perché... Ma già parlare di numeri è stupido, se mai parla di contenuti. Se poi vogliamo dirlo, facciamo più views noi con 20k che lui con 2 milioni. Quindi semmai è un problema suo. Cioè, è un aggravante per lui, semmai, non per noi. E ripeto, parlare di numeri è ridicolo. Ma a parte che è pure un'argomentazione da idiota. Ma sai per quale motivo? C'è più scritti di te. Fai le visual parlando di altri. Io allora ti dico, tu fai le visual perché porti Fortnite. Allora, usami una cosa. Chiunque porta Fortnite fa tante visual? No. Chiunque parla di altri fa tante visual? No. Noi le facciamo. C'è chi ci prova da 2-3 anni e non le fa.
c'è chi ci ha provato ed è morto, Mr. Hyde. Ciao, io ti voglio bene. Ma poi al di là non di, è che c'è un format di prova tuttora a fare il nostro format, tra l'altro copiandoci tutte le idee. E fallisce miseramente. Rana! Non lo volevo Bravo, fare. Bravo, il personaggio cerberoso. Ma chi è questa persona, scusa? Siete dei frontman! C'è sta il Mobby! Testa di cazzo! No, fuori la mia famiglia! Fuori la mia famiglia! Poi sta, vabbè, sta l'occhio critico che conosciamo molto bene, che c'è copia ogni argomento. Prendi questa clip! Prendi questa clip, dai! Che poi che per arrivare a 5 video... per arrivare a 10 minuti mette 8 minuti del video di un altro. Cioè, è assurda sta cosa, no? No, ma poi al di là delle views, che cioè io per esempio ne faccio poche, ma rivendico anche il contenuto. Cioè, le views sono un parametro, ok. Però uno può dire, Andrea Di Pre fa tante views con lui che fa che sta strafatto dentro l'hotel. Ok. Io mi metto col cazzo di fuori... Ah, non l'ho fatto, scusate. Andiamo, se lui parla di prodotto derivato. No, ma se uno prende FIFA, il gioco popolare, ci fa le visual. Che differenza c'è da noi che prendiamo un argomento invece popolare... Ma al di là di quello che è stupido, io parlo proprio di contenuto. No? Bisogna valutare come lo si fa. Certo. Cioè, come uno parla ad altri, come uno gioca grazie a un prodotto. Ad esempio, lui porta FIFA, però ci crea intorno un intrattenimento. Quindi magari il suo contenuto va bene, quello di altre persone che usano FIFA o usano il pretesto di parlare con un altro YouTuber. Poi, cioè, l'intervista, in che modo? L'intervista è un contenuto originale. Ah, bello, cioè, l'intervista è sempre noi interessante. Noi siamo stati i primi qua in Italia a portare qualcosa di simile, però bisogna essere sminuiti, parli di altri, invidi altri. Ma perché bisogna sempre portare queste argomentazioni proprio prive? Tu pensa al tuo e pensa a rinnovarti. Se poi mi scrivi su WhatsApp io ti rispondo con immenso piacere. Ma non mi sembra corretto per una persona che è stata con te, peraltro, anche abbastanza gentile, perché non gli ho mai detto un cazzo a Joker, mai. In pubblico, ovviamente. Ma non mi piace essere preso per il culo. Se lui mi avesse detto: io non voglio venire, mi state sul cazzo. Giusto. Io l'avrei fatto Barbix Anax. Ha fatto bene. Io l'avrei rispettato. Lo sai che io gli avrei portato. Io ti avrei portato rispetto. Ma certo, ma mica uno obbligato a venire qua, eh. No, perché pure sta cosa poi magari è passata. Viene Barbix Anax. Li ho scritto oggi, non lo so. Ma social boom, ma andava. Pure sta cosa è da sfatare, perché sennò sembra che uno, se uno non vuole venire, è liberissimo di rifiutare l'invito. Per esempio, Tony Tubo è stato costretto a venire. Io mi sono autoinvitato in realtà. Tony Tubo c'è una pistola qui. Ho detto, ma lei capisce perché non devo venire? Perché io no? Fammi diventare famoso! Io ci sono rimasto male perché oggi mi hanno inviato tutti i screen e tutti quanti i spezzoni che lui, vabbè, quando stava in live su Twitch. Ma è un pagliaccio. Ci sono rimasto male. Se vado là faccio il oro gioco perché è questo che vogliono. Ma che cazzo d'argomento? Gli abbiamo ritirato sul personaggio dopo che era morto. Grazie alla meme che gli abbiamo creato, ci dovrebbe solo ringraziare. Vabbè, mi dissocio, Simo. Vabbè, cambiamo il volume. Non so domanda, che dire io, però. Domanda al nostro ospite. Joker, dove sei? Ah, okay. No. Infatti, si parla di Tony Tubo. Sì! Non di Joker, ok. Ah! Volevo dire, quanto tu sei di Nola? Nola, centro dell'universo. Ma è tipo un paese vicino Napoli? Nola è... Ma non stai in Abruzzo? No, nella provincia di Napoli. Io, chiaramente, però... del Trentino. No, però... Nola abruzzese? No. Un paese che si chiama Nola in Abruzzo? No. Sei sicuro di questa cosa? Mola c'è, cioè, con la M. Mola? Mola c'è, cioè, un paese Mona. Che si chiama Mola. Nola si trova tra Napoli, Avellino, Salerno e Caserta, al centro della Campania. Cioè, quindi proprio... sei proprio un campano doc. Bravissimo. E in quanto, cioè, quanto questa cosa influisce sul tuo personaggio, la napoletanità, la campanità, insomma? Allora, da un lato è un'arma a mio favore, però dall'altro lato è proprio un contro tremendo. Cioè, settorializzato, cioè ti regionalizza troppo. Sì, il ragazzino del nord si nota che non riesce a seguire, che non riesce a capirmi, che non riesce. Soprattutto magari dice: ma chi è sto terrone qua? Questo, questo sì. Però allo stesso tempo, invece, ragazzino di Napoli, ragazzino siciliano, oppure milanese, che però genitori napoletani, quindi di origine napoletana. Quelli lì non è che mi seguono, mi idolatrano. Cioè, è allucinante. Io non ho un numero
chissà quanto grande di iscritti, però quando vado alle fiere mi saltano addosso manco fossi Favij o cose del genere. Sono scene assurde perché vivono proprio quella amicizia con me, proprio, non lo so. Cioè è una cosa tra noi terroni, ecco, mettiamola così. Ma secondo te questa cosa, perché l'ho notata in diversi ambiti, che i napoletani sono molto calorosi, sì, con quelli della loro terra, diciamo, quelli della loro città tra di loro. Beh. Secondo te è perché si sentono un po' discriminati? E quindi vedono in un napoletano un loro rappresentante? Perché io li vedo, sono molto permalosi quando si parla di Napoli, si fa una battuta su la maggior parte, ovviamente, sì, non tutti. Però magari ci può stare anche il fatto che si sentono un po' presi di mira, perché c'è sempre il pregiudizio, no, napoletano così, cos'ha? E quindi diciamo... magari... vedono un napoletano, non lo so, famoso, che ha fatto successo. Come sì, un modo per riscattarsi, per riscattarsi anche loro. Questo sì, perché comunque molti napoletani vivono il fatto che l'Italia intera c'ha sempre di mira. Non tutti, ovviamente, perché poi specialmente adesso con l'internet la cosa si è un po' ingigantita, perché fin quando la persona stava a Napoli, viene quello di fuori e tu lo senti parlare male, ma può essere uno, però la maggior parte ne parlano bene. Quando poi invece internet, i social e tutto quanto hanno messo in contatto giorno per giorno persone dietro a uno schermo, quindi si sentono ancora più forti, no? E lì poi giustamente si è proprio creato uno spacco totale, quindi ci sta sta cosa che i napoletani sono più solidali con un altro napoletano. Poi c'è da fare pure una riflessione: a Napoli, se tu ci pensi, i cantanti neomelodici sono una realtà tutta del sud, cioè, Napoli, sì, Sicilia, sì, certo. Tu prendi un cantante neomelodico qualsiasi, vai a vedere, ma dei migliori, pagina Facebook 50.000 fan, e ti sto parlando proprio del top top top, voglio fare nomi perché tanto non li conosco neanche poi così tanto bene. Poi prendi uno come me, che dici, fa lo youtuber, c'ha tutti quei numeri, nella testa di, diciamo, uno del sud, sei visto, non lo so, 10 volte meglio. Quindi ti osannano proprio. Infatti questa cosa la vivo, nonostante non abbia dei numeri grossi. Cioè ho visto delle fiere dove sono arrivati youtubers, che ne so, da 600-700 mila, così. Secondo te, già avevano la gente attorno. Secondo te questa spaccatura che c'è tra, diciamo, il sud Italia... Napoli in particolare e altra, il resto dell'Italia, è nel tempo arginabile? Cioè può cambiare secondo te questa situazione? Ma deve cambiare la mentalità in Italia. In Italia deve cambiare la mentalità su tante 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 cose. E quale, cioè... potrebbe essere un modo per... Ma secondo me il modo migliore è accettare le differenze. Perché se tu prendi uno come me, che è cresciuto al sud, e prendi uno che è cresciuto, che ne so, a Venezia, è ovvio che culturalmente siamo due persone completamente diverse. Anche quello è bello, beh, no? Certo. Quindi quando tu inizi ad accettare... Dell'Italia. Sì, sì, ma quando inizi... L'importante è che la gente deve iniziare ad accettare, e poi soprattutto in quest'epoca mi sembra assurdo, ma sembra che la gente non viaggia più. Non ha paura del diverso, ha paura del conoscere persone nuove, del, non lo so, socializzare. Cioè, oggigiorno le persone in Italia hanno paura delle persone di colore. Cioè, è la banalità. È così, raga, è inutile girarci attorno. Sono dei pecoroni di merda. Sono dei pecoroni di merda. Io lo posso accettare da mia nonna, perché mia nonna è cresciuta a Camposano, è abitato a Camposano, e l'unica vacanza che si è fatta se l'è fatta a 10 km dove sta il mare. Cioè, posso capire una persona che è cresciuta in un contesto agricolo, certo, dove è sempre, che ha paura di quello di colore. Ma io da un ragazzo che tiene 20 anni, 25 anni, che con per internet me, sotto mano, bravissimo, deve viaggiare il mondo e tutto quanto, accettare una fobia del genere non la posso accettare. Ma quella è pure ignoranza. Ma grossa ignoranza, casi, Giusto. Ignoranza, non si tratta nemmeno, secondo me, di essere razzisti, di quelli che parlano così dei migranti. È proprio una forte dose di ignoranza che sta... che viene trasmessa soprattutto dalla politica, ma pure dall'educazione che viene portata a casa, perché è normale che... Però la politica poi è lo specchio della società. Senti, a proposito, visto che abbiamo toccato questo tema, che ne pensi del discorso immigrazione, Sea Watch, che se ne parla tanto? Ma anche guarda, in maniera generica, se non vuoi entrare nello specifico. No, io ti dico una cosa, io non sono per l'accoglienza a tutti. Cioè, io ti dico, i miei ideali sono ideali di centrodestra. Okay. Mi reputo più di centrodestra e non di destra, attenzione, perché con Salvini non mi sposerei mai con la sua politica, però... Non ti piace nulla di quello che fa Salvini? No, a me piace il vecchio, purtroppo oggi non c'è più, il vecchio centrodestra di Berlusconi, che era liberale ma a suo modo con le politiche economiche di destra. A me piaceva quel tipo di ragionamento lì,
quindi abbassare le tasse, però essere allo stesso tempo liberale. Poi le tasse non, abbassate, non le abbassate proprio. Infatti è stato un fallimento, non lo posso dire. Però come ideale, okay, capito, mi rispecchio in quello. Poi è ovvio che mi ha fatto piacere anche quando c'è stato Renzi e tutto quanto, mo, a parte tutto, perché era un centro-sinistra, quindi ci siamo stati come idee. E io la situazione lì la gestirei in un'accoglienza fatta bene, perché comunque, dirò una frase proprio fuori contesto, ma molti mi daranno addosso, secondo me gli immigrati sono una risorsa e ci servono. Da certo, qui a 50 anni. Boldrini, no, però oggi ti mangiano in Italia, se lo dici. Era l'idea iniziale della Boldrini, era, se non sbaglio, sì, sì, no? Le risorse boldriniane. Presidente, siamo con te. No, è giusto, è giusto. La Boldrini propose questo qua, sì, come piano, però diciamo che è un po', tra virgolette, quasi inneggiare allo sfruttamento se le aziende non lo pongono nella maniera giusta. Anche, c'è, perché anche se tu dici tu senso, per 10 euro, nel senso che tu per 10 euro non te vai a mettere la capoccia, una merda, magari prendono quello che arriva dal Burundi, gli danno 10 euro. Ma lì è il privato che fa cose, cioè, in nero. Se uno la mette così, è pure abbastanza triste. No, ma c'hai, allora, hai in parte ragione, Gian. Il discorso qual è? È un problema globale, non è un problema dell'Italia. Cioè, il mondo è cambiato. Adesso noi non siamo più i forti nel mondo, ma stiamo diventando sempre di più i fanalini del mondo, d'Europa e poi successivamente del mondo. Quando devi dipendere da qualcun altro, purtroppo è così. Esatto, quindi che significa? Che è un casino dal punto di vista sia delle aziende, che non lo so, e anche ovviamente dei lavoratori. Quindi che succede? Che le aziende, guardando il loro interesse, vogliono pagare il meno possibile i loro dipendenti. Dunque, come dicevi giustamente tu, prendo il nero, che non ha nessun tipo di aspettativa lavorativa, perché non è abituato a una regolamentazione del contratto, uno stipendio, un salario minimo, eccetera, gli do due spicci, perché magari l'italiano non accetta giustamente a stacco i compensi. Quindi da una parte uno può dire, effettivamente, vengono queste persone, le sfruttiamo per fare i lavori che l'italiano anche giustamente non vuole fare, perché è sottopagato. Io poi qua mi voglio ricordare. Però dall'altro canto, come dice anche Tony, effettivamente sono risorse che ci servono, non servono... proprio anche per un discorso semplicemente di nascita, per dire. Sì. Io qua volevo arrivare su quello che hai detto te 3 secondi fa. Il fatto che è pure molto ipocrita e da ignorante quando si sentono cose tipo ci rubano il lavoro. Non ti rubano un cazzo, perché molti lavori che poracci, molti fanno, voi li rifiudereste, quindi non ti stanno rubando un cazzo. Non bisogna nemmeno biasimare troppo chi rifiuterebbe un lavoro a 3 euro all'ora. Giusto. Lo posso capire, però il problema è... cioè io sono convinto, perché poi alla fine si arriva sempre a questo problema focale. No, allora qual è la soluzione? Secondo me non c'è. Dobbiamo renderci conto che in questo momento storico siamo soccombenti. Non siamo più la parte forte come eravamo in passato. Diciamo che secondo me la soluzione principale potrebbe essere un legalizzare il lavoro con un minimo garantito che sia di dignità anche per l'immigrato che viene a lavorare nella campagna, tutto quanto. Io ti dico, ho fatto un lavoro, ho fatto il vetraio, no? Per tanti anni, è un lavoro che a parte è faticoso, ma poi ogni giorno tu sei a rischio vita, nel vero senso della parola, perché un vetro, quando lavori con i lastroni 6 metri per 3 metri, cioè per quanto puoi prendere tutte le sicurezze di questo mondo, nulla toglie che si può spaccare da un momento all'altro e un pezzo può cadere ovunque. E tu con tutte le precauzioni ti puoi fare veramente, veramente male. Un lavoro del genere servirà sempre, perché tu le finestre in casa le metti. Questi sono lavori che oggigiorno, se io devo augurare a mio figlio, perché penso sempre no al meglio per lui, non glielo posso mai augurare un lavoro del genere. Io adesso ho 34, però non sono sposato. E quindi se mai dovessi augurare a un mio figlio, fai questo lavoro, non glielo auguro. Certo. Voglio il meglio. Vorrei che va a lavorare, che ne so, dietro a un computer, dietro a una tastiera, in un ufficio, in un posto dirigenziale. Come tutti i genitori di adesso, sulla nostra generazione, pure i più giovani, hanno sempre desiderato. E allora, scusate, il vetraio chi lo fa? Certo. Scusate, i tombini chi li fa? Però anche lì non è un po'... Chi ci pulisce la merda? Bravo! I necromanti! Se si vuole. Comunque, in effetti, no, però con sta battuta volevo arrivare proprio a questo. Cioè, però così non è un po' da pezzi di merda? Perché no, perché poi chi di loro avrà studiato, chi di loro avrà le competenze, meriterà anche di stare... Ma non vale pure per gli italiani, allora? Sì, Gli italiani non studiano, fa quei lavori umili, no? Ma ragazzi, ma se non hai la competenza per farlo, non lo puoi fare. Ma vale anche per gli italiani, però.
Sì, 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 certo, ovvio. Qua c'è una domanda bruciapelo, che io non so, peraltro. Perché sponsorizzi i deepfake? Allora, io sponsorizzo tanto di questa roba che non saprei quale. Allora, se ti riferisci a Drake Mall, forse è quello. Io mi ricordavo Drake Mall. Mannaggia a te, ma fatto il video uno strike. È stato... Allora, no, cioè, in realtà lui non ha fatto il video contro di me. Lui semplicemente fu bellissimo, fece un video contro Drake Mall, no? Me lo ricordo. Ma carico... più truffardino di ma manco ce l'avamo messi d'accordo. Che io lui non carica il video alle 2, io metto il mio programmato alle 3. Lui parla di Drake Mall e fa capire praticamente che è il peggior sito del mondo, state lontani, state... Io alle 3 carico il video, Drake Mall nel titolo, tutto quanto. Comunque la gente probabilmente aveva visto il video suo, caricata, mi segnala di massa il video mio, però non perché lui me illegali, cioè, non è che lui aveva detto Tony Dubrun sapeva che avevo fatto il video, io sono uscito un'ora dopo a lui. Quindi proprio la coincidenza, sai, magari nelle iscrizioni uno che è iscritto a tutti e due i canali se lo trovava sopra. Comunque l'avevano fatto i tuoi amici, tra virgolette. Sì, sì, sì. Tutti l'avevano fatto. Sì, sì, però sì. Però sì, una cosa, io non ero è andata a me male la tua strada. Perché secondo me il sito... Ma che cosa facevo? Aspetta, 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 aspetta. Secondo me... No, aspetta. Non è un semplice il discorso, Però vabbè, io vai, devo dire pure una cosa, Posso dire una cosa? Poi spiegate la mia, perché... Devo dire pure che lui ha cambiato il sito, non so se tu lo sai. Dopo il tuo video, ci contatta, diciamo, questo qua di Drake Mall e inizia a fare, allora questa cosa la cambiamo, questa cosa non la cambiamo. Perché tu avevi fatto la riflessione, dov'è la percentuale di quante volte esce la roba? Adesso l'hanno messa dopo che l'hai detto tu. Cioè, paradossalmente, dopo il video suo, ho cambiato sito... pure Tuber Fan. Ah, è sempre te, c'è stato, per tutti sti siti. Tra l'altro... Ehi, io so dove si lavora. Però aspetta una cosa, ma scritto, siti tizio... di FIFA qua stanno a scrivere che sono illegali. Ma allora i siti di FIFA sono dei pensanti rane. No, padre, no, ma rane. No, ma no, perché siamo amici. Rane. Io, sai che io non grazio nessuno, pure chi è mio amico. E lo rimo te lo dico. Io non so informato, i siti di credito sono illegali. Per i termini e condizioni che tu accetti quando compri FIFA. Non per la legge, non per i magistrati, non per i giudici. Cioè, capito il senso? Sì, tu compri un videogioco, è il videogioco per FIFA, ma non per la legge italiana. Certo, se no questi possono mai fare siti e-commerce, mi possono mai fatturare quello che mi pagano a me. Possono mai prendere i soldi dalla gente? Allora, rispondi una volta per tutte. Quindi, in realtà, voi l'illecito lo commettete sul videogioco. Se andate dal giudice e dite, signor giudice, ho commesso un illecito, Tony Tube promuove un illecito. Dice, no, lo commette per un videogioco, per il giochino, non per la legge. Beh, scusa, come se insegnassi a rubare. Che cosa? Cioè tu dici, io ti insegno come rubare. Beh, napoletano! Se va a rubare! Che cazzo stai, che significa come si insegna a rubare? Allora, tu sponsorizzi, come ho capito io, un sito nel quale i tuoi fan andranno a commettere un illecito su FIFA e tu te ne lavi le mani. No! Allora, il sito funziona in questo modo, tu vai sopra il sito. Ti compri per esempio 10 euro di crediti, ok? Ora il sito fa una transazione all'interno del gioco, ok? Dove ti passa delle monete per quello che tu hai acquistato. Tecnicamente, questa cosa FIFA non vuole che accade, certo. E quindi c'ha i suoi metodi per bloccarti. In effetti, Gabriele dice questo: signori, infrangere i TOS di un software può avere conseguenze legali se la cosa provoca un danno dimostrabile all'azienda. Dimostrabile? In realtà che le conviene a tenersi di credito? Gli conviene a tenersi di credito perché altrimenti non hanno mercato loro. Io un campo che non so, quindi spiega un po' che cosa... io parlo. No, cioè, nel senso che... io sono ignorante. No, allora, tu praticamente fai la transazione, semplicemente... Allora, se io metto un giocatore, ti faccio un esempio, parliamo di Ronaldo, che lo conoscono tutti, ok? Ronaldo costa 1 milione, per dire. Io lo metto a 2 milioni. Tu... puoi essere depensante e dici, perché comprarmi tutti i 5 Cristiano Ronaldo che costano 1 milione e compro quello da 2 milioni perché voglio buttare 1 milione? Ok, qual è l'illecito che stai commettendo? Non ho capito, primo cazzo. Allora, ci sono 5 Cristiano Ronaldo. Anco io, infatti mi ho spostato in 43. Seguite. Mi ho spostato in 43 a voi. Seguite. Perché ho fatto la faccia e arrivati, ma che cazzo ha detto? Allora, seguite il ragionamento.
Siete solo comunisti! Ecco, ma lo lancio io il meme. Siete solo dei comunisti, come diceva Berlusconi. Bellissimo. Allora, ci sono 5 carte di Cristiano Ronaldo, ok? Sul mercato. 4 costano 1 milione. Una costa 2 milioni. Ma sono ora, uguali? Sono uguali, identiche. Tu puoi comprarti Cristiano Ronaldo. Ora, se sei una persona normale, intelligente, ti compri quelle da 1 milione, no? Che sta sul sito. No, che sta su, dentro FIFA. Ok, sta dentro FIFA. Ma se tu sbagli e ti compri quello da 2 milioni... Perché sbagli? Sbagli. Cioè, lo potevi pagare 1 milione. Ma perché sbagli? Che vuol dire? Tu lo paghi in pratica, se lo compri... Ce ne sono 5. Cioè, tu immagina... sbagli? Sbagli nel senso che tu hai... mai giocato a FIFA. Sbagli se lo compri in maniera quella legale. Sbagli. Però se lo compri in maniera super illegale lo paghi la metà. Scusa, che vuol dire? Ci sono 5 macchine, ok? Quella normale che compri al concessionario costa 50.000 euro. Quella rubata dai... Quella rubata... No! Costa 50.000 euro. Allora, metti che ci sta dentro al concessionario che ti dice sta macchina costa 50.000 euro, poi ce l'ho uguale ma costa 100.000. Arrivo io e dico ok, voglio quella da 100.000. Sono un ritardato, però. Ma che vuol dire? Seguimi! Ma sei un illegale! Ma non è illegale, ti sto dicendo una cosa legale che si può fare! Ma là, e poi ti porto al ragionamento! Perché dovrebbe esistere quella che costa di più, scusa? Ma metti che esiste! Ma perché, immagina! Però? Immagina! Immagino, ma perché ci deve essere un senso logico nel gioco? Perché tu decidi il prezzo. Tu decidi il prezzo della carta. Non decide il gioco, tu decidi. Sei tu a dare il valore. Allora, se per lui Cristiano Ronaldo costa 1 milione, per me ne costa 2 perché so così. E io posso metterlo sul mercato a 2 milioni mentre lui lo vende a 1 milione. Ora, se tu vieni per sbaglio a comprare il mio a 2 milioni, io ho guadagnato 1 milione in più rispetto a lui. Ma ho commesso un illecito. Ma che c'entra con i siti, però? C'entra, perché il sito altro non fa che acquistarti un giocatore a un prezzo maggiorato. Stop. Questo ti fa, tu con i soldi gli dici guarda io lo metto a 2 milioni così quel milione di differenza te lo pago, sta che ne so 30 euro, e lui ti viene a comprare quei 2 milioni, ma il sito non ha commesso nessun illecito. Perché una persona dovrebbe comprare a 2 milioni se sul mercato sta uno per errore? Bravo. Quindi tu vai a lucrare sugli errori della gente, non ho capito. No, tu in realtà glielo mandi tu l'input di andare a comprare quello a 2 milioni, hai capito? Per tenere un milione di faccio un esempio. Cioè, lo induci a pagarlo di più. È tipo se tu entri da Gucci e te compri un borsello che costa 200 euro. Invece vai a Magliana, poi c'è uno zingaro che sta a molla a 100. Non è così! È più o meno. No? Rane! Rane! Sai che lui sta di l'opposto. Sotto sede originale, però. Mentre Gucci. No, no, originale lo fa lui. Rubato. Ascolta, Gucci, tu entri la maglia e il prezzo, chi lo fa? Lo fa Gucci Catena. Se invece lo zingaro, però, se vai da due Oscar lo zingaro, no, uno dice io la vendo a 10 euro, un altro a 15. Ok, tu dove la compri da quello che sta a 10? Ma se si sceme e te la compri da quello da 15, la stessa borsa ma passa. Le leggi che l'hanno messa a fa. Basta, viviamo così. E allora vedi che l'errore lo fa FIFA. Metti i prezzi tu decisi all'interno del gioco e non possono esistere più queste cose. Quindi siete complici, discorso, siete complici. Libero mercato. Ah, il mercato facciamo noi. Ma fanno loro, Lo facciamo noi. Ce l'abbiamo noi. Direi la live più divertente del Cerbero Podcast. Epica. Tony, viva la napoletanità. Comunque, raga, poi basta scrive. No, io vedi sta cosa, no? Sono due ore che sta scrivendo. Flame e sta sudando. Ma Dio caro, non è. C'è l'aria condizionata. Ma voi avete mai visto uno fa una live col faro in viso? Non avete mai visto. Ma voi vedete di se avete mai visto uno c'ho il faro qua che no, così guarda c'ho il faro così, ma è normale che c'ho caldo, no? Dio, ancora che scrivono Flame a caldo, c'ho il faro in viso, cioè, tipo il sole in faccia, capito? Qua ce l'ho il faro, cioè. Tipo Thor che va contro il sole, il sole infiammante proprio. Come possiamo pure andare avanti. Vabbè. Prego. Dopo questo. Senti, Tony, domanda bruciapelo. Vai. Qual è il tuo film preferito? Ritorno al futuro, tutta la saga. Ah, sai cosa sarà contento Simone? Bello. Spettacolo. No, io viaggi nel tempo, io sul mio canale, quando non c'ho niente da fare, spiego la vera storia delle piramidi egizie. Spieghiamola.
La vuoi sapere? Certo. Allora, le piramidi egizie non le hanno potute costruire gli egiziani. Sono venute dagli alieni. Bravissimo. Ma io che lo sai pure tu, allora che lo spiega a fa? Lo sanno tutti. Ma non è una cosa, mo io sono complottista. Però non di quei complotti. Fai tutte proprio te. Aspetta, perché quando dici sei complottista, il primo pensiero che fa, ah, ma allora tu pensi che la terra è piatta? No. Dei pensante, no, perché i veri poteri forti sono quelli che hanno inventato i terrapiattisti, perché i terrapiattisti sono l'invenzione successivo per far sembrare noi complottisti dei depensanti. Giusto, ottimo. Capì? Quelle. Conosci Alex Jones? No. Ok, niente. Allora, spieghiamo queste piramidi. In effetti io quando l'ho studiato queste cose, mi era rimasto sempre il dubbio di come avessero potuto gestire quelle dimensioni. Marra, basta che fai 2 giorni da muratore. Io ho avuto mio zio Nicola di Campusano. Posso farlo in un porno? Farlo in un porno, però l'importante è che tu metti il muro così. Se tu fai 2 giorni il muratore con tutte le strumentazioni che ci stanno oggi, fidati di me, ti rendi conto che una piramide allineata col polo nord magnetico che rispecchia la cintura di Orione come la vedevano loro, che c'ha dentro al cunicolo praticamente il puntino per andare a vedere giusto quella stella quando sorge il sole e la meridiana, no, tutte queste cose qua. Impossibile, dici. No, erano 4 ignoranti, non te ne manca la ruota. Ma erano 4 ignoranti. Ma che ignoranti? Gli egizi. Ma perché? Top astrologi. Ma quando ma non sapevano manca la ruota che con martello o scappiello, vabbè, quindi qual è la teoria? Cioè noi oggi con la cucchiara di capo, cioè, quindi la sai cos'è la cucchiara di capo? Come l'hanno costruita? No, a me la teoria è che sono arrivati gli alieni, hanno posato là, infatti questo è il nostro campo base, lavoriamo, facciamo i cazzi nostri e loro infatti perché mettono... non c'è nessun tipo di testimonianza ci alieni? Stanno, tu basti che vedi i disegni, ma secondo te quando quelli mettono la testa dell'uomo che fa così, no? E la testa del cane sopra, che cos'è? Un dio cane. Che cos'è? Un dio cane. Un dio dei cani. È un dio cane quello. È semplice. Cioè quello è la prova diretta che quelli sono venuti, hanno fatto esperimenti sugli umani e magari... Hanno fuso tipo un cane. Bravo. Un cane con un umano, tipo queste cose così. Figo. Pure le mummie quindi, un sistema... Quello non lo so. Non quello è tipo... Hitman, no? È una copertura per un falso sgamato. Gli alieni si incartavano. No, però sta cosa in effetti è affascinante, ma... No, io lo dico sempre scherzando, no? Lo dico sempre scherzando. Però sotto sotto ci credo. Okay. Cioè, io lo dico scherzando, lo faccio per intrattenimento, perché poi vedi la gente sente le stronzate che dico, si divertono. Però il dubbio ce l'hai. Però no, ma ce l'ho forte, perché veramente, se tu vedi gli strumenti come hanno costruito le piramidi, ma stiamo parlando di blocchi che fanno paura e loro... Martello e scappello li tiravano con le funi. C'è un blocco che è la maner che viene da una, aspetta, com'era la cava che stava tipo non so a quanti chilometri, un po' come Stonehenge pure. Sono 4 rocce, dai. Sì, però non sono rocce che non c'erano in quel posto. I cosi di Pasqua, là, come si chiama? L'isola di Pasqua, è bravo. Cioè, queste sono cose che teniamo sotto agli occhi e non ce ne rendiamo conto. Perché? Perché ti alzi la mattina, guardi il telefono, mi ha scritto quella su Instagram. Rana! Rana! Diglielo pure tu. No, ormai... Pensano solo hai alla visto fine. Mars Attack? In tema alieni. Sì, ma non ce l'ho presente. Aspetta, è quello che poi alla fine li distrugge con la canzone. Sì. Bellissimo. A me quell'altro che pure piace è Interstellar, pure bellissimo. Bello. Io ieri ho fatto vedere. Oppure la serie Mars ragazza, che vanno su Marte e rimane quello là, quello pure 14.08. Ah, la serie TV quella. No, 14.08, il film di quello della stanza. Lo devi vedere. È disumano. È disumano, ce l'ho fatto vedere. Ve lo consiglio, 14.08. No, pensavo, ho capito, capito, pensavo tu dicessi la serie quella ispirata a King. No, è il film quello thriller horror da stanza. Ho capito, preso a mare, un trip vero. Sì, sì, bello. Tony, l'hai visto Prometheus? Sì, ma non me lo ricordo. Sarebbe il prequel di Alien. Bellissimo. E spiega appunto che gli esseri umani non li ha creati Dio, ma li ha creati una specie aliena superiore che ci ha insegnato a fare queste cose, a essere... Ma lui, secondo me, io vedo questi film, poi non me li ricordo, però mi faccio condizionare. Comunque, sta cosa che secondo me è quello. Gli alieni egizi, c'è sta pure qualcosa in ambito cinematografico, ma non mi viene il nome. Mi sembra che pure la Marvel un po' ci ha accusato sopra. Film... Su, come si chiama, regà, il personaggio della Marvel? Bravo. Com'era quel film che lui apre il portale? Infatti, Stargate. Apocalisse fa tipo i viaggi nel tempo.
è stato uno dei primi. Ma no, quella che ha detto lui è una teoria proprio. Apocalisse teoricamente per X-Men è tipo il secondo mutante. Il primo è Romulus, che era una specie di Wolverine, tipo nell'antica Roma. Figo. No, il discorso delle piramidi, vabbè, sì, è affascinante, però un po' complottista effettivamente, cioè nel senso... Abbastanza. No, sì, rimane sempre un po' il dubbio, anche gli storici, gli archeologi, alcune cose non l'hanno spiegato effettivamente, pure Stonehenge del resto, no? Non so se poi magari c'è qualche storico in chat... Io non ci capisco un cazzo. Vabbè, raga, ma è una teoria, ma non è che stiamo insegnando così e così. Invece in ambito di musica? Ambito di musica, sei in canzone napoletana. Dai, no. Bella bionda, sei una bomba. Guardalo l'esperto di musica. No, non stavo parlando di te, come stavo leggendo un commento. Si bella tu, o puoi avere ogni tuo. Non lo sai fare, basta. No, io no. Ce ma senti, neanche, cioè, da ma neanche voi, romani, solo ma che ci frega. Quindi, no, non è vero, ascolto un po' di tutto. Conosci Gigione? Nah, però non mi piace. Ha fatto sentire alla Padre Pio. Tu, Tony, hai fatto un video parlando di Mahmood a Sanremo. Sì. Che come mai hai fatto sto video che non c'entrava niente col tuo, il tuo canale? Che ne niente da fa quel giorno e mi andava di parlarne. Allora, io sono così. Delle volte mi prendono 5 minuti e devo parlare di qualcosa. Ma perché l'hai chiamato Mohamed per tutto il video? Perché pensavo che si chiama Mohamed. Non lo so che si chiama Mahmood. No, però capito, cioè... Delle volte mi piace darle le opinioni. A me, guarda, vi invidio tanto, io lo sapete che vi guardo tantissimo, ve l'ho detto prima, off stream, lo dico anche tranquillamente che li guardo tanto, infatti mi permetto di scherzarmi, vedete così, anche se siamo conosciuti adesso, no, perché certo. Li percepisco come persone. Vabbè, con cui si può scherzare. Io e te se conosciamo da due anni, sì, se sì, tu entravi nelle live mie, tu entravi nelle live mie che c'avevo 5.000 iscritti, io. Sì, 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 quando facevamo... No, io devo dire che la simpatia di Tony è contagiosa. Quindi, capite, io mi sono permesso, quindi seguendovi tanto, a me piace ogni tanto poter dare un'opinione, poter dire, però poi mi rendo anche conto che ho costruito un canale che non è per quello. Cioè, io ho costruito un canale di FIFA, devo portare Pac-Coming, devo portare queste cose. Mi piacerebbe tanto poter parlare, dare opinioni, ma anche, diciamo, discutere di vari argomenti, di attualità. E questo poi... è la cosa che mi fa amare le live, perché poi in live, quando entra a fare il giocato, cioè, in realtà le persone, cioè, mi fanno domande e parliamo di tutto e di più. Poi, in maniera scherzosa, in maniera seria, eh. Come ti vanno? Ma è benissimo, io perché tu dici, praticamente, c'è un contenuto diverso da quello cui è abituato il tuo pubblico, non è accettato, tra virgolette, no? No, è su YouTube adesso perché non posso. Perché ovviamente ti sei formattizzato con quello. Sì, sì, però sulle live tu le fai su Twitch o su YouTube? Sì, no? Sì, su Twitch adesso e vabbè, poi... Allora, io cioè, nel senso, come sicuramente stai già facendo, fai una cosa diversa, no? Come magari fanno loro due. Loro fanno un contenuto sul loro canale, che è il loro format, quindi i loro iscritti bene o male sanno il tipo di contenuto che si trovano e lo apprezzano, e poi qua al Cerbero fanno una cosa totalmente diversa. Ma sai qual è il paradosso? Che a volte io vorrei fare video dove non dico niente. Cioè, vorrei fare video dove non faccio un cazzo, che mi diverto e basta. È tipo come faccio io. Vabbè. Ah sì, cioè io mi taglio. Faccio solo gameplay, ma i video opinionistici non li posso fare. Io faccio solo video opinionistici, ma video più spensierati non li posso fare. Ma in realtà li fai sul secondo canale. Beh, oddio, sì, se fai una reaction... Ma pure qua succede. Oddio, mo lascia perdere quelli che ho fatto su Walkman. Ma se guardi la reaction che ho fatto al collegio, altre cose, là è tutto divertente. Ma io ancora non sono riuscito a fare queste cose. Spari sul secondo ma perché canale. Te sei più portato? Secondo me, perché te sei più portato a fare i contenuti che stai a fare adesso? Che sì. Le reaction tipo cazzare. Ma quello infatti mi diverto più come ah, beh, lui ha l'aspettativa altissima. Comunque c'è stato, poi non so che poi è stato questo periodo, due anni fa, che te stavi alla top su FIFA. Se te eri quello più seguito, io mi ricordo c'avevi una marea di spettatori. Infatti, ma quando no, facevo delle like le persone YouTube. Che te sono avvicinate, io l'ho iniziato a vedere lì. Ma non è che voglio dire che tutti sono stati dei leccaculo, ma io ho visto un sacco di lecchini nel periodo che ti hanno chiesto collaborazioni su FIFA perché eri salito. Non voglio far nome, perché non ti voglio mettere in difficoltà. No, però vabbè, questo succede sempre. Però io mi ricordo, tu hai avuto proprio un... Ma tu non sai quanti ne ho mandati a fanculo, perché io ho avuto la fortuna di avere per molto tempo, 2 anni, un canale veramente morente.
per citare il mio top creatore di meme, perché ormai Canale Morente me lo sono assimilato anche io, però l'ha inventato lui come meme, Simone. Comunque, essendo i primi due anni li ho fatti veramente a Canale Morente, ricordo, e vedete quanta gente mi ha girato la faccia? Youtubers che oggi tengono 40-50 mila iscritti dopo due anni, e mo loro vorrebbero fare un video con me. Però vedete quando mi hanno girato la faccia? Infatti sono stato fortunato di poter capire subito che ci stanno molte persone della community di FIFA che vanno veramente a cazzi loro proprio. Ma non... quello succede, penso sempre, pure noi sì, magari. Tutte le community, sicuramente. Specie io che sono partito molto più piccolo di loro e ancora lo sono. Adesso magari te tengono in considerazione, sono loro che si propongono, ah bella trasmissione, voglio venire qua, eccetera, ti rispondono, fanno prima non te sei inculato, ma ti pensa anche tu, magari con una argomentazione interessante, ma normale. Mostra di a me, sai quanti non visti che me, sai quanti non visti che sono tramite altri. Ti voglio dire una cosa, pure per rispondere alla chat che lo sta scrivendo. Attualmente io ho la fortuna, perché io non mi interessa di confrontare i miei numeri ai numeri, diciamo, di Twitch o cose del genere, io li confronto per la mia community. Attualmente su FIFA il più forte è Zano, che saluto, non ho nessun problema, però subito dopo di lui ci sono io, e lo dico Twitch bene. Metric classifica, sempre sui mille e sono tra i primi 10 canali come sta sempre sui 1000 spettatori su YouTube, no, su nei periodi buoni 2005. Ma a livello di bravura tecnica, sì. Joker com'è? No, ma Joker... allora... Ma che te dice? Che è bravo così che, così? No, poi voglio chiedere... Non è che può dire a me che... Allora, deve io ti dico una cosa. Di Fortnite. Sì. Però... Io non l'ho mai visto giocare, però a me... Da quello allora, che ho visto non è male giorni, a giocare. Non è... ti dicono che non è in grado. No, non è vero, non è vero. Io questo non lo so, è che non l'ho mai visto giocare. Non è vero, non è bravissimo, non è pro player, però se la cava bene a giocare. Tu sai giocare a Fortnite? Sì, lo conosco, ma ci ho giocato. Puoi far vedere quello screen del Joker? Quella clip in cui lui gioca e sembra che c'è qualcun altro. Non ho la clip, parlavo solamente... Su WhatsApp. Ma l'ho levata, sì, l'ha cancellata. Tra i media ci sarà sicuramente. No, perché le cancello io. Praticamente ci hanno mandato una clip nella live in cui Joker parlava di noi, recente, in cui c'è lui che gioca a Fortnite, a un certo punto posa, cioè prende il cellulare per mandarmi vocali a me, perché stavamo parlando su Instagram, e il personaggio continua ad andare avanti. Dipende, perché poi se come uno fa il pad con una mano può tenere avanti e con l'altra mandare, lo voglio far vedere perché io non, però non puoi poi muoverti di qua e di là. Mo te lo voglio far vedere perché io non giocando a Fortnite non lo so. Io ho cancellato tutta la cosa perché non ce l'ho di nuovo. Io cancello sempre i media, mette le registrazioni come che mette le registrazioni come gameplay. Non lo so, io non lo so perché non. No, stava a giocare live con uno. Eccolo qua. Mettilo, mandalo su WhatsApp, così lo vediamo qui in reaction. Perché sta cosa mi ha incuriosito. Io non me ne intendo di Fortnite pure, bravissimo. Perché non ci ho mai giocato, ma non mi sembra che stava a correre. Mi sembra che stava aprì tipo una cassa. È impossibile. Zio. Devi prima, solo vedere se girava o no. Stava aprì una cassa, raga. Come si chiama? Quella cassa tu trovi a Roma. Adesso lo facciamo vedere in live. Ma lo vediamo e ci togliamo il due. Io perché non so nulla di Fortnite. Quindi me l'hanno segnato varie persone. No, ma io non so. Io già, per me questa cosa è impossibile. È un gameplay registrato. Questa. Sì. Sì, no, ci stava perché stava con un altro online e parlava. E allora ed è uno un altro che gioca per altro lui. Aspetta, gioca. Perché muove sia la videocamera sia il personaggio. Wow. E per far stare. Aspetta, però guardando... bisogna vedere se lui non era morto, No, che è morto. Vivo, ma che? Fammi vedere. Stava scendendo col paracadute. Sione qua che se faccio le conversazioni private me c'è me... Ti ha scritto Rubino. Ciao Rubino! Dove è Rubino? Non è vero. Davide. Ma ha scritto la J3. Ah, è nato Davide, scusa. Davide di Porto. Davide di Porto. Avevo letto Davide, avevo capito che era Rubino. È quello. Questo? Sì. E perché io ti ho scritto... Non è vero. Che è boh, premo Plaha. Perché ti ho scritto col pensiero? Vabbè, scrammazzo. Curioso, eh? Molto curioso, no? A me fa così che non mi fido. Io sono una persona prudente. Ci sono le foto del mio cazzo lì, attenti. Vanno. Non è vero. Maialina. Aspetta. Allora ragazzi, no, aspettai. Questo qua è Joker che manda un vocale a Marra, sì. Se non erro. Sì, sì. E mentre manda il vocale sta scendendo. Ah, questo ancora lo può fare perché c'è il dito su quell'altra levetta. Perché sta con una mano sola. È sceso così. Si gira.
cioè questo è lui che gioca. Stavo a me me l'hanno segnalato 3-4 persone. E poi si è fermato il personaggio quando si è reso conto. No, poi si blocca il video perché non... Perché io ho chiesto a loro, regà, ma è possibile? Perché io di Fortnite non ci capisco. Fallo rivedere un attimo. Fallo rivedere perché sono curioso più di sentire la gente in chat, perché credimi, non saprei neanche io... Cioè, allora, lui sta con allora, dai, una mano di bimbi merda che gioca da Fortnite, dai. Fai pausa un attimo. Allora, lui sta con la sinistra, no? Sta così. No, con la destra. Con la destra. No, con la sinistra, hai ragione. Ah, no, con la sinistra. Quindi con la destra tu stai col mouse. Come cazzo? Allora, bisogna capire se gioca mouse e tastiera o se gioca pad. Col controller. Se giocasse col controller, forse potrebbe fare. Appoggiato, potrebbe fare qualche. Guarda. Sì, perché comunque i movimenti non sono velocissimi. Sì. Vedi? Si gira di scatto così. Questo movimento qua è strano. Questo fatto che lo guarda all'alto in basso. Vabbè, forse stiamo a fare. Però. Però ti dico una cosa. Se era un gameplay registrato, uno di solito scende là, si muove veloce. Quindi non. Sì, sì. Magari col pad, col joystick sarebbe possibile farlo, in effetti, non ci avevo pensato. Con la tastiera, secondo me. Io giocavo 3 volte a Fortnite, peraltro con te, tu ricordi. Non può farlo se ha il pad, la levetta per girare il visual sta a destra. Ma come usi ancora Windows? Dipende come lo usa, regà, perché se lui sta con il cellulare e con il pad lo tiene tutto. Ce l'hai qua un pad, ecco. Se te lo tieni così, no? Che cazzo ne so, te ma quello degli Xbox magari uno, sì, è diverso. O lo tieni tutto strano, tipo beh, io non lo gioco, così, quindi non lo so. Così, no? Ho solo chiesto a voi che siete più tecnici dei giochi. Cioè, difenderlo, ma è difficile. Va bene, ragazzi. Grazie mille per averci seguito in questa live. Grazie mille a Tony Dai, siamo divertiti. Ma best voglia, live, voglia, ragazzi. Top live. Grazie mille, top ospite, top simpatia. Grazie mille a tutti. Stasera a mangiare una pizza, voglio. Wagyu, dammi una pizza. Vamoci. Magari è napoletana, magari. Ma che hai torto? No, è stamma a Roma, romana, pizza romana. Sì, ora con Rubino ci siamo fatti una maxi margherita, poi la vedrete in un video con Rubino. Dai, top. Bella, regà. Ciao a tutti, ciao. Rane, Ranocchi. Né tanto me